cosa significa balayeuse de la beurre? È un nome piuttosto curioso. È un'abbreviazione che sta per le ballet contemporaine della Belgique. È un nome che abbiamo scelto 10 anni fa, quando abbiamo iniziato. È un nome molto ironico, perché non abbiamo nulla a che fare con il balletto. Non siamo una compagnia francese, siamo fiamminghi. E non so neppure se siamo contemporanei. E che cosa succede in scena? Ognuno racconta e danza la sua storia? Penso che si possa dire che tutte le pièce che ho fatto parlano della stessa cosa. Cerco infatti ogni volta un gruppo di persone, di individui, e li inserisco in un contesto molto particolare. Per il fatto stesso di trovarsi in questo contesto per un certo lasso di tempo, tra i danzatori si sviluppano delle dinamiche che loro stessi hanno voglia di esprimere e dimostrare. Nella tristezza complice, il tutto è immerso nella musica di Purcell. Questa è la differenza sostanziale. È vero che nel gruppo la distribuzione dei ruoli è un riflesso di quella della società? No, non credo. So che ogni ballerino si ispira a se stesso, perché io pongo loro delle domande molto personali, per poi lavorare sulle loro risposte. Ma credo che si ispirino anche a quello che accade attorno a loro. È quindi una combinazione di elementi personali e di elementi tratti dall'esterno, che sentono l'esigenza di mostrare. Non parlano solo di se stessi. Per voi tutto inizia sempre da un gioco di ruoli? È una cosa che i danzatori scoprono poco a poco mentre lavorano. Credo che all'inizio non ci sia niente. Non comincio mai con idee molto forti o con proposte precise. Parto sempre da loro, da come sono e da come possono lavorare assieme. Durante questo lavoro quotidiano, poco a poco, scoprono il ruolo che dovranno interpretare. Ma è un processo graduale. Prêt?
I tuoi ballerini sono ragazzi qualunque, ragazzi di oggi un po' arrabbiati in una società che li esclude? Sono l'equivalente in scena dei giovani di Trainspotting o di Crash? È vero che è possibile fare un paragone con questo genere di film, che tra l'altro amo molto. Sono a scuola tutte e due, no? E poi siamo tutti nella stessa barca. E io volevo dare un'idea generale. Via i dettagli tipo... La gente si perde sempre nei dettagli tipo... Che scuola ho frequentato, che media avevo. Poteva essere del 6 oppure dello 0. Non è importante. Quello che è importante è che io so, giusto? Signor Murphy, vuol dire che ha mentito nella sua domanda di assunzione? No? Oh sì, oh sì! Volevo mettere un piede nella porta. Mostrare iniziativa, ecco. Le film che j'aime bien... J'aime bien tous les spectacles. Mi piacciono molto tutti gli spettacoli e tutte le cose in genere che le persone propongono realizzando film che parlano dei nostri tempi, che fanno riferimento alla contemporaneità. Film in cui si vede che chi lo fa vive nel presente e ora ha voglia di raccontare il suo tempo. Credo che questo sia molto importante. I danzatori sono troppo spesso utilizzati come corpi che si muovono. Io penso che prima di essere dei corpi siano delle persone che pensano, che hanno il loro modo di guardare le cose. Mi intriga molto di più sapere quello che pensano della vita. Ci sono dei film che vi hanno ispirato? Sì, ci sono dei registi e dei film che amo particolarmente. Per esempio, un regista russo che mi piace molto è Vitaly Kanievsky. Stop! Tiha! Veravitride! Stira veravitride! Чагам! Перш, запивай! Кипучая! Non solo i suoi film mi piacciono, ma anche i suoi reportage sui bambini che vivono nelle grandi città della Russia, come Mosca o San Pietroburgo. E Kanievsky è il primo che mi viene in mente. Perché tristessa e perché complice? Credo che abbia a che fare col fatto che mi sono sempre sentito parte del pubblico fin dall'inizio e mi sono sempre sentito molto legato a quello che accadeva tra gli attori. Quello che vedevo era spesso molto triste, anche se magari è divertente. Io personalmente trovo che la tristezza sia un elemento fondamentale della vita. Trovo che la vita abbia sempre qualcosa di triste. Non è perché sono un negro. Sono un Ho letto che ti hanno definito un uomo senza progetti. Cosa significa? Significa che quando comincio a lavorare ad una pièce mi sento sempre molto imbarazzato nell'affrontare i ballerini.
perché ho sempre molta paura di dire loro che sono invitati a scoprire il contenuto e la tematica della pièce assieme a me, di scoprirlo mentre lavoriamo, giorno dopo giorno. Quando comincio posso dare loro solo pochissime informazioni. In questo caso fortunatamente c'era la musica di Purcell, che è stata adattata per un'orchestra di fisarmonicisti.